sistema dell'autotrasporto, del trasloco, della logistica. Innanzitutto grazie agli imprenditori, agli autisti e ai lavoratori italiani che durante il Covid hanno viaggiato e hanno garantito la sicurezza e la distribuzione alimentare e di ogni altro genere di necessità in Italia, e ripeto, autisti italiani, perché altri in quei mesi non se ne vedevano, tutti bravi a far concorrenza sleale dai paesi dell'est, quando c'è bisogno sono scomparsi. Le richieste che portiamo avanti sia in Europa che a livello parlamentare sono minor burocrazia, quindi modello Genova, per avere infrastrutture, strade, autostrade, porti, aeroporti, ponti, ferrovie all'altezza, e riguarda l'Asti Cuneo, riguarda la bretella della Valtrompia, riguarda la statale 106 in Calabria, riguarda il ponte sullo Stretto, quindi meno burocrazia, più certezza e più sicurezza. In tanti mi hanno chiesto controlli ai confini, e io sono abbastanza esperto di controlli ai confini, non solo sugli uomini ma sulle merci, per garantire una concorrenza leale, e poi un'Italia che conti in Europa, perché subiamo la concorrenza sleale di tanti paesi, a partire da quelli dell'est, che ovviamente mettono in difficoltà le nostre imprese. A questo aggiungiamo un minor carico fiscale per quello che riguarda il gasolio e il cambiamento con mezzi meno inquinanti, che sono richieste che portiamo avanti come Lega a livello di governo. Taccio poi dei problemi della burocrazia e della motorizzazione come esempio di quello che non funziona in Italia. Mi diceva il settore dei traslochi, ad esempio, che hanno su Milano 150 mezzi nuovi, non inquinanti, pronti a entrare in servizio, che sono da mesi bloccati perché mancano gli ingegneri. E quindi meno burocrazia, più velocità, più infrastrutture, più efficienza e più peso dell'Italia in Europa sono le richieste del settore, che senza promettere miracoli ci sentiamo di portare avanti. Ringrazio il Presidente, che rappresenta decine e decine di migliaia di imprenditori e lavoratori che sono fondamentali per questo Paese, quindi una mattinata ben spesa, perché tutte le merci viaggiano grazie a loro. Se non ci fossero loro durante l'emergenza Covid sarebbe stato un disastro. Questo è il tema, se ci sono domande sul tema rispondo, se c'è qualche domanda fuori tema rispondo al volo. Fuori tema? Importante che valorizziate il ruolo del trasporto, perché altrimenti non sarei venuto qua, sarei andato da un'altra parte. Se ci sono altre domande rispondo volentieri. Sì, sono Melissa Cretella, Villaggio. Prego. Prima parlava della classifica che è stata fatta sul gradimento dei governatori dal Sole 24 Ore con i tre governatori della Lega, però c'è anche una nota un po' forse dolente, perché il presidente Fontana dalla terza posizione che aveva è alla forse tredicesima, ecco come lo commenta, come se lo spiega. È stata vittima di un massacro mediatico senza precedenti e non vedo l'ora di rimettere Lombardia al posto che le compete, perché le responsabilità fortunatamente stanno venendo a galla, quindi diciamo che il tempo sarà garantuomo. Ma è tutto legato a come è stato gestito il coronavirus? Beh, secondo lei? Evidente. Mi sembra evidente. Cioè, sta scontando la gestione dell'emergenza? Sta scontando un massacro mediatico senza precedenti. Che non è giustificato? Perché la gestione da quello è andata... che emerge, ad esempio, visto che per mesi avete scritto della zona rossa a sproposito, visto che ad altri competeva la zona rossa, sì. Cosa intende per rimettere la Lombardia al suo posto? Stamattina ero in regione, il modello Lombardia, stando alla burocrazia, è qualcosa che prenderà vita in consiglio regionale nelle prossime settimane. Ho qua una bozza riservata su cui sta lavorando il gruppo Lega e gli assessori della Lega, totale liberazione dalla burocrazia, quindi deroga dalla scia con autocertificazione e silenzio assenso, lavori pubblici, velocizzazione tempi e autorizzazione delle sovrintendenze, modello Genova per la gestione degli appalti, zone economiche speciali per la semplificazione degli appalti in Regione Lombardia, estensione del credito d'imposta a Regione Lombardia, modello Olimpiadi per le infrastrutture, quindi Regione Lombardia diventerà un modello di semplicità e velocità a livello nazionale. Questo è quello che prenderà corpo nelle prossime settimane grazie all'attività della Lega in Consiglio regionale. Ma sì,
Posso concludere? C'è una lei che è qua sotto. Grazie. Come allora, oggi il governo vara il piano nazionale di riforma per il rilancio dell'economia, no? Allora, quali sono per voi le riforme? La riforma che costa zero è azzerare il codice degli appalti e riempire l'Italia di grue, di cantieri, di opere pubbliche che oggi sono ferme. Dal governo sono arrivate solo chiacchiere e temo che anche il decreto annunciato dal governo siano altrettante chiacchiere, perché o azzeri il codice degli appalti e cancelli il reato di abuso d'ufficio e permetti alla gente di autorizzare, di lavorare, di scavare, di viaggiare, oppure sono chiacchiere. Se Confindustria e Confcommercio nello stesso fine settimana denunciano il basta chiacchiere, basta annunci, basta promesse, evidentemente non siamo gli unici a lamentarci. Tornando sulla regione Lombardia, se pensa che sia necessaria anche una revisione della riforma sanitaria a Maroni? Deve essere completata la riforma sanitaria, mi risulta che sia allo studio il completamento della riforma sanitaria. Però non fatemi fare l'assessore o il governatore. O il sindaco di Milano. Sì, da Milano, ha detto, se buon Dio mi darà una vita non lunga, ma normale e serena, prima torno al governo di questo paese, sistemo alcune cose e poi chiudo in bellezza come sindaco se i milanesi vorranno, però c'è tempo. Diciamo che l'anno prossimo sarà qualcun altro a battere Sala. A me se non concesso che Sala si ricandidi perché lo vedo su altri lidi, diciamo che le sue polemiche col governo nazionale mi fanno intuire che il comune di Milano gli stia stretto e che ambisca ad altre cariche e ad altri incarichi, però non mi occupo di casa altrui. Prendo atto del fatto che il governatore all'ultimo posto della classifica per gradimento è Zingaretti e quindi un problema c'è, e i sindaci agli ultimi posti sono sindaco di Palermo, sindaco di Roma, sindaco di Reggio Calabria. Mi sembra che in casa del PD ci sia qualche problema con la buona amministrazione sia dei comuni che delle regioni. Beh, non le piacerebbe correre contro Sala, anziché sfidarsi sempre sui giornali, no? Perché poi alla fine c'è sempre un dibattito. Te l'ho detto, fare il sindaco è la cosa più bella e più difficile del mondo. Però siccome io sono un testone e quando comincio una cosa lo voglio finire, sui temi di cui abbiamo parlato, taglio della burocrazia, taglio delle tasse, controllo dei confini, sicurezza e posizione dell'Italia in Europa e nel mondo, c'è bisogno di un governo diverso da quello attuale. Quindi prima vorrei riprendere per mano il paese a livello nazionale e poi sempre in base a quello che gli elettori vorranno, però tutti i dati dicono che il centrodestra è maggioranza nel paese e la Lega è prima forza del centrodestra, quindi prima si vota meglio. Poi per quello che riguarda il Comune di Milano siamo già in contatto non con una ma con diverse persone che hanno voglia di accettare la sfida e per me è motivo di orgoglio, ovviamente non faccio nomi, leggo sui giornali nomi abbastanza bizzarri, però ne parleremo presto, alcuni li incontro già questa settimana. A metà luglio Conte si presenterà in Parlamento per un'informativa sugli aiuti europei, ma pensa che il governo cadrà proprio sul MES? Lo so, Conte è la quarta volta che viene a informare il Parlamento di quello che regolarmente non fa, quindi vediamo se sarà il solito balletto. Sul MES sono soldi a prestito, a debito, da restituire a precise condizioni imposte dal Lussemburgo, perché la sede del MES è in Lussemburgo, sono soldi rifiutati da tutti i paesi europei e o sono fessi tutti gli altri o c'è qualcuno in malafede al governo in Italia, perché siamo gli unici che stanno discutendo del MES, gli altri stanno facendo meglio di noi con i loro soldi. Ma nel caso come faremo senza questo prestito da 30 milioni? Come fanno gli altri? Gli altri cosa fanno? Rubano, vanno in banca a rapinare? No, e mettono buoni del tesoro, cosa che può fare tranquillamente il Ministero dell'Economia oggi pomeriggio. Ma c'è qualche novità? Quando è che incontrerà Conte? Ma che ne so, 10 giorni che dice che ci invita e si è dimenticato di invitarci, però diciamo non ho fretta. Leggiamo sui giornali che evidentemente gli è rimasta sullo stomaco qualche tartina in villa, visto che è da 10 giorni che aspettiamo un segnale di fumo, da 10 giorni che non arriva. Diciamo che io ho altro da fare anche se non mi invita il Presidente del Palazzo Chigi. Quando ci invita, siccome siamo persone educate, ci andiamo. Senta Salvini, fuori tema, proprio. Prego. Fuori tema. Ieri è stato protagonista di un video a un centro commerciale a Milano che ha fatto il giro del web, in cui è stato contestato dal figlio di una nota giornalista, senza entrare nel merito della questione. Le volevo chiedere, le è sembrato giusto che questo ragazzino di 15 anni, che insomma,
ha detto che era un po' contrario sui modi di vedere il mondo, è stato alla fine identificato dalla polizia, cioè ce n'era bisogno. L'ha detto al ministro dell'interno. Lei da ministro dell'interno l'avrebbe identificato? No, chiedete al ministro dell'interno. Non so se è in atto una vile repressione della libertà di pensiero e di parola da parte dell'attuale ministro dell'interno. Chiedete a lei, visto che non può più essere colpa di Salvini, fortunatamente. Io non avevo riconosciuto né lui né lei, onestamente, quindi non mi avevano proprio sfiorato, anzi ricordo che ho riproverato il ragazzino perché mi ha dato solo dell'omofobo e del razzista e si era dimenticato fascista, perché di certo c'è il trittico, no? Omofobo, razzista, scusa, fascista, hai perso un pezzo. Detto questo, un sorriso, una pacca sulla spalla e tanti saluti. Se la mamma ritiene di sfruttare un bimbo di 15 anni per battaglia politica, io non commento da giornalista rispetto alla carta di Treviso, quindi la tutela dei minorenni. È stata lei a buttare in pasto ai giornali suo figlio, che io manco non l'ho mai visto nella vita, quindi per me potrebbe essere un ragazzo. Ma lei i suoi figli non ci riporterebbe, ecco questo. Non commento le scelte delle mamme e dei papà che non sono io. Diciamo che mio figlio è geloso della sua privacy e sono contento così, però ripeto, non per me l'episodio non esisteva neanche. L'ha montato la signora, le mando un bacione. Sì, un grande classico, via. Ci vediamo. Grazie. Sicuramente.